Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Io sono Elena ed oggi risponderò alle vostre domande che mi avete fatto su Instagram. Ho qua con me il telefono, quindi ho sotto mano tutte le domandine che mi avete fatto. Veramente grazie a tutti. Non ho pubblicato la storia da tantissimo, però ci sono veramente tante tante domande, quindi direi che il video si può fare. Mi dispiace perché purtroppo ne avete fatte veramente tantissime, vi ringrazio tanto, però non riuscirò a rispondere a tutte. La prima domanda è di Aurora The Maniac, che mi scrive: ciao Elena, come stai? Vorrei chiederti se fertilizzi con Flora X e Flora Y anche l'acquario blau da 17 litri. Ebbene sì, fertilizzo con quello, ovviamente utilizzo una siringa per essere molto più precisa sul quantitativo, anche se vi dirò che uso un dosaggio ridotto rispetto a quello che consiglia Amtra per Flora X, Flora Y. Mi ci sto trovando molto bene, ma sapete che sono dei fertilizzanti che io adoro, veramente mi arrivano tantissimi ordini, sono contentissima di sono dimenticata di mettere silenzioso il telefono. Sono contentissima, veramente vi fidate di me che vi consiglio appunto Flora X, Flora Y. Io li trovo veramente fantastici e vedo che vi trovate bene appunto anche voi. Sto provando anche altri fertilizzanti, però devo dire che nella maggior parte dei miei acquari, attualmente siamo a quota 7, utilizzo Flora X e Flora Y. Rapporto tempo da spenderci, perché sono dei fertilizzanti settimanali, e benefici, devo dire che sono super. Ci sono dei protocolli di fertilizzazione più efficienti, con anche costi diversi ovviamente, che richiedono anche più tempo, dipende un attimino da quello che cercate voi. Salvo.pennisi00 mi scrive: che terriccio consigli per i neofiti? Terriccio, forse intendi fondo fertile? Come fondo fertile, se è quella la domanda, consiglio Aquabasis Plus di GBL. L'ho utilizzata in diversi miei video di allestimento, come l'ultimo di Oasi. Ah no, non è l'ultimo più. Ah no, l'ultimo è quello da 90 litri di Antra. Boh, e anche quello mi pare utilizzato Aquabasis Plus, sì. Sì, boh, insomma, comunque in tantissimi miei video allestimento ho utilizzato Aquabasis Plus, mi piace tantissimo, mi ci trovo veramente bene, le piante crescono in salute, lo trovi anche su Acquariopoli, ottimo. Donato Sanders Viola ci scrive: ho le idra, che faccio? Ma Donato, se non guardi i miei video, Donato, adesso ti metto giù nell'info box solo per te il link al video sulle idra, che cosa sono, se sono dannose, quando sono dannose e quando no, e tanto altro. Se siete curiosi, andate anche voi a vederlo. Michele.ling mi scrive: come faccio a lavare il terriccio senza poi fare ripartire il tutto? È un anno che l'acquario è attivo. Gra. Beh, probabilmente è finito lo spazio, ma era un grazie, presumo. E allora, ma che è sto terriccio? Allora, se intendi fondo fertile, il fondo fertile non va lavato. Se intendi la sabbia o il ghiaino, facciamo finta che sia il ghiaino, sifonalo. Basta un sifone a campana, consigliato. Io vendo anche quelli di Amtra, comunque li utilizzo spessissimo per sifonare il fondo, come anche in questo caso qui, ed è molto semplice. Silvia Antonelli 18 mi scrive: per mettere piante in un acquario già avviato è necessario il fondo fertile? Allora, innanzitutto dipende da che piante vuoi inserire. Spesso mi chiedete: ma le piante le posso inserire anche ad acquario avviato? Sì, le piante le potete inserire sempre, basta che ci sia l'acqua, se sono piante acquatiche, durante la maturazione, dopo 2 settimane dalla maturazione, quando l'acquario è avviato da 1 anno, 2 anni, 3 mesi, 4... Potete inserirle sempre in qualunque momento. La scelta di mettere un fondo fertile o non mettere un fondo fertile, quella bisogna prenderla ovviamente all'inizio, prima di allestire un acquario, ma una volta allestito l'acquario, se non dovessimo avere il fondo fertile, o si può rifare tutto l'acquario, e trovate il video su come cambiare il fondo del vostro acquario, che è un po' una tecnica un po' particolare, un po'... si stravolge molto l'acquario, altrimenti c'è il video sulle Flourish Tabs, che sono delle tabs da inserire direttamente nel fondo inerte che avete, quindi un ghiaino, una sabbia, va bene qualsiasi cosa, e vanno appunto ad integrare gli elementi nutritivi per le vostre piante, quindi potete inserire qualsiasi tipo di pianta. Ricordo però che ci sono piante che si nutrono attraverso le foglie, quindi non servirà un fondo fertile, come magari il Ceratophyllum, o piante epifite come Anubias e come si chiama l'altra famosissima, l'altra bucefalandra, 2 esempi, oppure ci sono piante che assorbono invece molto nutriente tramite il fondo, come ad esempio la vallisneria o le criptocorine. Quindi in base alla scelta delle piante sceglierai anche se inserire magari delle tabs oppure no. Giovanni Dini mi scrive: 6 scalari adulti secondo te possono convivere in 300 litri? Assolutamente sì, possono convivere. Mi raccomando, con gli scalari o si prende la coppia,
quindi due scalari, maschio e femmina, altrimenti è meglio prendere un numero bello numeroso, così si crea una bella gerarchia all'interno, c'è un bel gruppo, si evitano molti litigi, eccetera, eccetera. Quindi se si vanno a prendere gruppi di scalari, almeno 6 esemplari. Se si ha la possibilità, comunque, come in questo caso sia un 300 litri, anche 8 si possono mettere tranquillamente. Poi sempre Giovanni Dini, 97, mi fa un'altra domanda che è: Vallisneria rimane bassa, massimo 20 cm, ma continua a stolonare. Quale può essere il problema? Allora, ci sono tanti tipi di Vallisneria. C'è anche la scheda tecnica su questo canale YouTube sulla Vallisneria, dove vi mostro i vari tipi di Vallisneria e tanto altro. Ci sono determinati tipi di Vallisneria che rimangono bassi, come la torta, bello il nome torta, mi fa venire fame, mentre ci sono altri che invece ne diventano enormi, come la Vallisneria gigante. Dopodiché Simo Parodi mi scrive: i pesci più intelligenti secondo te, fra quelli che hai avuto? Devo dire che questa domanda mi è piaciuta particolarmente, quando l'ho letto ho detto questa sicuro la devo fare. Mi incuriosisce molto perché mi ha fatto riflettere. Effettivamente nei miei acquari tante volte ci sono pesci più intelligenti e pesci meno intelligenti. Non dico che quelli meno intelligenti siano meno intelligenti perché sono stupidi, ma hanno un modo di reagire all'ambiente attorno a loro diverso, che a me li fa percepire come meno intelligenti. Quelli secondo me più intelligenti sono i ciclidi, cioè io penso che gli scalari, i pelvic acromis pulcher, sono veramente fenomenali, come anche ramirezzi, come modi di comportarsi, come cure parentali. Vi faccio un esempio: gli scalari, quando io sapevate che nel 180 litri avevo la coppia maschio e femmina di scalari, la femmina ha avuto un esoftalmo all'occhio ed è morta. C'era il corpo della femmina sotto e il maschio ha fatto di tutto per proteggerla e non voleva la toccassi. Ero il correttino che cercavo di prenderla perché purtroppo non c'era più niente da fare, era morta. E questo scalare maschio della coppia ha fatto di tutto per scacciarmi, per non prenderla, per... cioè hanno veramente un cuore, mi ha fatto una tristezza e sono veramente pesci con sentimenti intelligenti. Poi sapete, ho fatto anche il video sulla riproduzione dei pelvic acromis pulcher, quella lì è anche una delle mie specie di pesce preferite, sono bellissimi, come si comportano, cosa fanno con le uova, con i piccoli, come li proteggono, secondo me sono veramente intelligentissimi. E un'altra specie particolarmente intelligente secondo me è il Betta splendens. Ve ne accorgete subito, appena prendete un Betta, avete sempre avuto magari pesci, oh, poverini, sono qua che mi ascoltano, come plati, black molly, anche i guppi che ho di là, anche i fessobricon columbianus, sono bellissimi, pesci da banco, come neon, cardinali, adesso non sto a dire troppo nomi perché sennò stiamo qua 3 giorni. Quando prendete un Betta splendens, appena vi spostate lui guarda dove c'è, chi c'è, ha dei comportamenti veramente eccezionali, poi è molto abitudinario, se gli date da mangiare sempre a quell'ora, se gli date... bello, anche il comportamento del Betta splendens secondo me è un pesce veramente intelligente. Allora, Colubra mi scrive: come tenere il fondo pulito da feci di caridine? Rimane sempre sporco e non do da mangiare tutti i giorni. Allora, brava che non dai da mangiare tutti i giorni. Come sifonare il fondo delle caridine? Allora, bisogna prestare veramente particolare attenzione. Io spesso utilizzo un tubicino molto piccolo, che è quello con cui faccio la manutenzione, quello che avete visto nel video su come eliminare i cianobatteri, tanto altro, lo trovate anche su Acquariopoli. E magari vi metto dei link comunque utili giù nell'info box, se volete date un'occhiata. E altrimenti, sempre su Acquariopoli, mi è arrivato questo sifone particolare, fatto praticamente con una parte di plastica davanti, con una specie di griglia, che appunto non fa passare piccoli pesci, caridine e tanto altro. Diciamo che se è un acquario molto basico, con un po' spoglio, diciamo, questo accessorio qui va bene, se no altrimenti un piccolo tubicino come quello che utilizzo io per passare magari in mezzo ai tronchi eccetera è molto comodo. Scarfo Francesco 86 mi scrive: ciao Elena, ho un Rio 125, può andare bene per due scalari. Allora, Rio 125, per quanto si sviluppa in lunghezza, lo sconsiglio per una coppia di scalari, perché è un po' piccolino. Cioè, secondo me per gli scalari parti almeno col Rio 180, sia perché sporgano tantissimo, quindi come litraggio un po' così, sia perché gli scalari diventano enormi, cioè quelli che avevo io erano grandi quanto la mia mano, e io una mano bella grande, comunque
diventano particolarmente grandi. Piuttosto, in 125 litri, se ti piace il genere, comunque ciclidi, eccetera, andrei a mettere magari dei ciclidi nani come i ramirezzi e magari un bel banco di pesci come dei neon. Magico Azzari, non so se si pronunci così, mi scrive quando ci vediamo. Ovviamente in fiera, prima o poi andrò a una fiera, penso sarà al Pets Festival e là potremo incontrarci tutti assieme. Manuel Mambrini, che mando un bacione a lui e a sua figlia, e mi scrive: posso pulire i materiali del filtro con l'acqua di un altro acquario, dove ne cambio di più? Allora, qua si apre una parentesi, un discorso lunghissimo. Più che altro si potrebbe fare, perché comunque non c'è rischio di avere cloro in vasca, metalli pesanti, tante altre cose che comunque non vanno bene dell'acqua di rubinetto. Però attenzione, perché si rischia di portare dei patogeni o alghe o cianobatteri da un acquario all'altro. Attenzione, fate conto che io ad esempio quando uso la lana di Perlon, magari pulisco questo acquario, il vetro, con la lana di Perlon, dopodiché quella lana di Perlon la utilizzerò solo in questo acquario. Non andrò mai a pulire con la stessa lana di Perlon un'altra mia vasca, perché rischio appunto di portare altre alghe, altre cose in altre vasche e... no. Ora procediamo con la domanda di Nico P507, che mi scrive: se lascio la lumaca morta nell'acquario, cosa succede? Questa è una bella domanda. Allora, innanzitutto, quando abbiamo un cadavere morto in acquario, come può essere questa lumaca qui, parte il processo di decomposizione. Se abbiamo altre lumache in vasca, così, o magari determinati pesci, possono andare a mangiucchiare il cadavere. Questo può far aumentare anche il numero di lumache e a livello chimico questa cosa cambia i valori dell'acqua, ovvero il cadavere produrrà ammonio e ammoniaca, che sappiamo sono tossici per i pesci. Magari se è una piccola lumaca può non cambiare ovviamente tutto il sistema biologico dell'acquario, però pensate, magari un cadavere oggi, un cadavere domani, un cadavere dopodomani può rendere l'acqua tossica. Che cosa succederà poi? I batteri del nostro acquario, quelli buoni di cui abbiamo parlato anche nel video dei batteri, andranno a trasformare questo ammonio ammoniaca prodotto dal cadavere in nitriti e successivamente in nitrati. Quindi quando ci muore un pesce e magari non ce ne accorgiamo, non lo togliamo, eccetera eccetera, come anche una lumaca, potremo notare l'aumento di questi valori qui, quindi ammonio ammoniaca, nitriti e nitrati. Potremmo anche notare la comparsa di un biofilm superficiale. Fabio.pesca mi scrive: ho letto che in un caridinaio sono da evitare piante a foglia rossa, è vero? Dobbiamo capire come mai ci dicono che sono da evitare, perché l'ho sentito anch'io, è vero, ce lo dicono. Le caridine tollerano veramente poco il ferro. Le piante rosse hanno bisogno di tantissimo ferro, quindi capiamo che non sono tanto compatibili. Non è comunque impossibile, però dobbiamo stare attenti e gestirlo in modo adeguato. Ivan Falzolger, spero si pronunci così, mi scrive: come stai? Questa domanda, grazie, perché tutti mi hanno fatto domande comunque inerenti agli acquari, come è anche giusto, e lui mi ha scritto come sto. Devo dire che è un periodo dove sto particolarmente bene, sono molto contenta, molto in pace con me stessa, quindi sono contenta di essere contenta. A Girl Around mi scrive: mangiatoio automatica, sì, no, quale? Andremo via per alcuni weekend lunghi. Dipende ovviamente dai pesci. Ci sono pesci che anche con una mangiatoia automatica vanno benissimo, come magari i plati, i guppi, i fessobricon columbianus, eccetera eccetera, e ci sono altri pesci che magari con la mangiatoia automatica un po' come magari il betta, che ha particolarmente bisogno di cibo surgelato, di quantitativi molto bassi di mangime, eccetera. Se comunque è un acquario di comunità, così la mangiatoia va benissimo. Su Acquariopoli ne trovi diverse, rivendo quelle Jewel, che secondo me sono veramente ottime, facili da programmare, io le ho utilizzate diverse volte, secondo me sono veramente delle buone mangiatoie. Mi raccomando, io ti consiglio di predilire un granulato o dei microgranuli rispetto alle scaglie. Faccio l'ultima domanda, che è quella di Massimo Marangon 707, che mi scrive: come posso eliminare le lumache? Sono infestato grazie da Massimiliano. È una domanda che mi fate veramente spessissimo. Allora, su Acquariopoli trovate la trappola per lumache, che è per toglierle meccanicamente. Quindi, insomma, c'è questa trappola e le lumache entrano, rimangono incastrate, poi voi le prendete e sappiamo che fine faranno, insomma. Oltre a questo, dobbiamo capire qual è la causa scatenante di questa invasione di lumache, perché le lumache, ok, ci sono specie che sono più infestanti di altre, però
si riescono a contenere facilmente con una buona gestione dell'acquario. Quindi, se abbiamo un'infestazione di lumache, può essere dovuto a troppo mangime in vasca, un cadavere che magari non ci siamo accorti, troppe piante marce o altro. Quindi mi raccomando, oltre al metodo meccanico, dobbiamo capire anche qual è il metodo della cattiva gestione dell'acquario. Bene, io ho parlato anche troppo, spero che questo video vi sia stato utile, grazie veramente a tutti per le domande che mi avete fatto, mi raccomando seguitemi sul mio Instagram dedicato agli acquari, acquario_stardust, sulla mia pagina Facebook, sul mio canale Telegram e perché no, anche su TikTok. E ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!